Ciao, benvenuti in un altro episodio di Guerra del cambiamento climatico. In particolar modo, in questo speciale andremo a discutere rapidamente dell'universo atteso di due libri. Il primo è piuttosto vecchio, anzi è il primo libro che ho scritto proprio su questo tema, Guerre puniche 2 per cause endemiche nell'universo atteso, è del 2008-2009, quindi il primissimo libro proprio su questo tema. Ora, su questo testo io non vi voglio stare a parlare più di tanto perché era, diciamo, un'approssimativa ricognizione di un problema che io mi ero accorto e poi ero andato a stimare una serie di variabili di cui non conoscevo facendo delle analogie e abbozzando la prima costruzione di una serie di modelli per cercare di andare a stimare tutta una serie di tempistiche. Il perno principale di questo modello dell'universo atteso all'interno della possibilità che scoppino le guerre puniche 2 per cause endemiche, che è un evento indipendente e incompatibile con guerre puniche 2 per diversione strategica, che è la seconda parte di questo podcast. Dunque, in Guerre Puniche 2, universo atteso per cause endemiche, praticamente la tesi del libro ve la sintetizzo in tre righe. Esiste il rischio per un'area focalizzata geograficamente come la Sardegna, con una breve durata di circa non più di 15 giorni delle flashpoint e le Guerre Puniche 2 per cause endemiche. Poco credibile appare la direttiva di bonifica per nuclearizzazione, data la facilità con cui la quarantena potrebbe essere mantenuta. Una seconda area focalizzata geograficamente a rischio di guerre puniche 2 è la Calabria, con una durata, in questo caso sarebbe anche questa breve, non superiore ai 15 giorni di flashpoint di guerre puniche 2 per cause endemiche. Possibile invece immaginare una direttiva di bonifica per nuclearizzazione, dato che un potenziale cordone sanitario di quarantena per bloccare i contagi potrebbe non essere totalmente efficace. Terza area a rischio di guerre puniche 2 per cause endemiche è la Sicilia. Scenario geografico relativo alla Sicilia, con impiego immediato già dalla fase 2.1 di armi non convenzionali BC batteriologiche e chimiche, con flashpoint guerre puniche 2 per cause endemiche, di una durata non superiore a 7 mesi. Sarebbe però plausibile immaginare una direttiva di bonifica per nuclearizzazione limitata alle zone oggetto di contagio, oppure alle colonie ovviamente cartaginesi, non per il fatto in Sicilia che il cordone sanitario o la quarantena non sarebbe applicabile, ma per il fatto che una direttiva di bonifica per nuclearizzazione bloccherebbe i contagi dentro l'isola, annichilerebbe i cartaginesi e salverebbe dal contagio progressivo circa il 48% della popolazione, quindi 2 milioni e 3 stimati su 4 milioni e 7 stimati a ceteris paribus della popolazione residente. Questo praticamente viene su questo, diciamo, queste stime derivano da un'applicazione di impatto minimo o nullo di cambiamento climatico su questo contesto. Quindi, per farla corta e breve, le aree a rischio sono Sicilia, Calabria e anche Sardegna, quindi o Sicilia o Calabria o Sardegna, le zone di impatto delle diciamo guerre puniche 2 per cause endemiche all'interno dello scenario atteso, che è obiettivamente il meno probabile allo stato attuale delle cose. Ok, andiamo a vedere la seconda parte. Guerre puniche 2 per diversione strategica di terza guerra mondiale nell'universo atteso. Il testo è del 2010. Dunque, che cosa vi posso dire per farle corte e breve? Questo è un ampliamento del testo precedente che va a contemplare l'esistenza di una diversione strategica. Io, per farla corta e breve in questa serie di questo testo che ha vari modelli che cercano di stimare in termini relativi quanto durerebbero questi fenomeni, vi sto a dire il nocciolo della questione, quindi la temporizzazione della guerra punica 2. Questo
questo punto potremo chiederci nell'immaginario scenario quanto tempo dura la prima fase delle guerre puniche. 2. Per il criterio sanitario la risposta non convenzionale di Euroma viene attivata prima di 365 giorni. Per il criterio statistico, anzi per il criterio statico, dopo 5-20 giorni si perde la superiorità numerica, si diffonde in modo esponenziale il virus degli elefanti. Per il criterio dinamico, la prima guerra punica a tattica di saturazione dura solo 2 mesi, poi il conflitto si estingue per la vincita di Euroma. Per il criterio dinamico a sbarchi diffusi, la prima fase della guerra punica dura molto più di 12-15 giorni. Ecco, dopo quanto tempo scoppia la guerra civile nella Repubblica Federale Italiana? Sicuramente dopo 12-15 giorni, ma anche sicuramente prima di un anno, e comunque un evento questo che è successivo all'avvio della pandemia, ossia la guerra civile tra la contea di Polentonia e la contea romana, scoppierebbe prima dell'uso di armi atomiche. Dopo quanto tempo verrebbe scelta la direttiva di bonifica nucleare? Sicuramente prima di un anno. Ecco, l'uso di armi nucleari non convenzionali è la risposta di Euroma all'escalation, vera o presunta, cartaginese, quindi ciò che accade dopo lo scoppio della pandemia nel teatro italico, quindi dopo lo scoppio della guerra civile che complica ancora di più le cose, talché i militari, per riprendere il controllo del territorio ed annientare il rischio sanitario e poter disporre di basi e spostare il conflitto sul suolo cartaginese, proporrebbero la direttiva di bonifica che verrebbe svolta appunto dalla NATO e poi applicata. Quindi, per farla corta e breve, si può immaginare quindi questa temporizzazione nell'arco di 2.3 milioni di contagi dopo 8 mesi, e quindi cronologicamente dalla fase 2.1 alla fase 2.2 delle guerre puniche occorrono 4 mesi, dalla fase 2.2 alla fase 2.3 occorrono 3 mesi. La situazione nel teatro italico è ingestibile in questo contesto, perché si immagina una guerra civile, un vuoto di potere nello Stato della Repubblica Federale Italiana, non si potrebbero mandare truppe in rinforzo nel teatro italico, le enclave, le zone del teatro italico invase, sarebbero a forte rischio pandemico causato dal virus degli elefanti. Quindi andiamo a vedere la tempistica stimata della durata delle guerre puniche 2. Guerre puniche 2, durata cronologica 4 mesi. Dopo il terzo giorno da T0, che è il giorno in cui inizia questo processo, è subito chiaro che il problema si è trasformato in una questione di ordine pubblico ad un problema militare. C'è un'invasione in corso. Dopo 12 giorni di sbarchi cartaginesi, che hanno coinvolto in termini di danni collaterali già il 30% della popolazione della Sardegna, Calabria e Basilicata, e la Sicilia, sta subendo una lenta ma costante invasione con scontri intensi a macchia di leopardo. Il filtro di primo livello, ossia il blocco aeronavale, non si mostra sufficientemente efficace nel respingere gli sciami cartaginesi. Il filtro di terzo livello è carente nell'annientare, rastrellare e fare coin, quindi sulle truppe cartaginesi. Le richieste di far affluire truppe sul teatro italico, prelevando da altri teatri, non sono soddisfatte dagli altri comandi OTAN. Qui poi l'evoluzione teorica del cosa sarebbe continua, con una serie di dettagli un po' più espansi su a una grana più piccola. Quindi questo, se vi interessa, il link per andare a espandere questo tema lo trovate in descrizione. Passiamo alla fase 2.2, che durano circa 3 mesi ed iniziano formalmente da T0 più 4 mesi più un giorno. Infatti il processo della guerra punica 2.1 cambierà, trasformandosi dopo 3 mesi, mostrando i segni di un'escalation che poi culmineranno nella guerra punica 2.3. Quindi nella guerra punica 2.2 il filtro di primo livello è composto da blocco aeronavale che è un colabrodo, non riesce a respingere gli sciami cartaginesi né a fornire più stabilmente supplies all'enclave. La carenza degli elicotteri è cronica e si paga tatticamente con ampie zone impossibili da rastrellare o l'impossibilità di evacuare l'enclave. Il filtro di terzo livello è insufficiente nel bloccare e rastrellare le truppe cartaginesi, nonostante le truppe di massa vadano ingaggiando furiosi conflitti a fuoco con gli invasori. Dagli altri fronti non vengono trasferiti dal comando OTAN altre truppe. La pandemia del virus degli elefanti dilaga, scatenando il panico nella popolazione di Polentonia.
timorosa dei profughi che ha accolto e dei moltissimi altri che premono ai suoi confini dalla contea romana. Il conflitto subisce un'escalation non convenzionale. La risposta euromana sarà proporzionale all'offesa provocata e non tarderà a venire. Ecco, fase 3 scatta formalmente attorno a T con 0 più 7 mesi più un giorno dall'inizio delle guerre puniche 1, quindi guerre puniche 2 fase 1. E le guerre puniche 2 fase 3 avremo sganci massivi di bombe atomiche. Le truppe di punta di Euroma sbarcano e rastrellano rapidamente, spostando l'offensiva sul suolo cartaginese. Se volete andare a espandere questi temi con i due ebook di scenario, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima.